Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, quali sono i problemi di Milano? I problemi principali sono relativi al traffico e questo è un aspetto che va considerato con molta attenzione perché se Milano si intasa, purtroppo i milanesi non riescono a lavorare e a produrre per quanto potrebbero. Ovviamente ci sono altre questioni che andrebbero messe sul tavolo e risolte. Si tratta di rilanciare la città anche sul piano internazionale per quanto riguarda gli aspetti artistici. Noi abbiamo la Scala che è un'eccellenza assoluta nel mondo, ma purtroppo credo che non venga sfruttata abbastanza. Accanto alla Scala bisognerebbe promuovere anche iniziative in campo teatrale, che sono state abbandonate negli ultimi decenni e anche in campo artistico, e questo serve non soltanto per sottolineare la funzione di Milano in questo settore, ma anche per attirare gente e per far sì che il marchio Milano venga diffuso nel mondo. Come vede Milano tra 5 anni? Milano tra 5 anni credo che potrebbe presentare delle altre eccellenze e l'occasione per trasformare la città, per ammodernarla, è esattamente quella che invece viene trascurata, cioè l'Expo, del quale si è parlato tanto, ma di cui ancora non si è visto niente. Se l'Expo sarà sfruttata per edificare in modo intelligente e soprattutto per dare delle connotazioni avveniristiche alla nostra urbanistica, allora avremo una Milano più vivibile, con più verde, immagino e spero, e soprattutto più razionale, anche perché Milano deve continuare ad ospitare gli operatori finanziari ed economici di tutto il mondo. Cosa chiede al prossimo sindaco? Il prossimo sindaco, anzitutto, dovrà stare attento a non rovinare quello che è stato fatto fino adesso. Ci sono molti cantieri aperti, cantieri importanti, che sono, diciamo così, la prova di un grande entusiasmo nel cercare di migliorare la città. Ebbene, questi cantieri fra 2 o 3 anni avranno esaurito il loro compito e quindi Milano apparirà agli occhi non solo dei milanesi, ma soprattutto di quelli che vengono da fuori come la degna capitale morale di questo paese.